Quindi ovviamente vado soprattutto nei posti che hanno dei problemi, i posti belli li conosco già bene, andiamo nei posti che hanno dei problemi. La pulizia, c'è il bando di gara che scade adesso il 22 o il 23 di agosto, in cui si definirà finalmente il futuro dell'ATA e quindi il futuro della pulizia della città. Questa è una cosa fondamentale per poter arginare un problema che in effetti esiste ed è stato evidenziato dai cittadini savonesi. Quest'oggi nella sede della Lega incontra i cittadini. Uno dei temi potrebbe essere proprio questo della pulizia. Quali sono gli altri argomenti sul quale i cittadini la stanno fermando in questi giorni? Io sto facendo dei giri, per esempio l'altro giorno ero al mercato, sto vedendo le problematiche che sono quelle più importanti, ma anche quelle più di tutti i giorni. Le problematiche più importanti sono quelle dell'occupazione, del commercio, del lavoro giovanile, che manca, e invece a livello di tutti i giorni c'è appunto la pulizia, il decoro, e anche altre problematiche, di vario tipo. Per esempio i marciapiedi, cioè i marciapiedi per i disabili, sono problematiche che mi vengono evidenziate spesso e sono problematiche a cui tengo in modo particolare, perché la città deve essere inclusiva il più possibile per tutte le persone. Quelle di aiutare i commercianti, tanto a sapere esattamente quali sono le loro richieste. È fondamentale prima di tutto saperle le richieste e poi ovviamente con gli sgravi, tutti quelli che saranno possibili con la nuova giunta. Il commercio è fondamentale, è stato messo in ginocchio chiaramente e noi faremo di tutto. I mezzi tecnici, ebbene, sentiremo anche le proposte dei commercianti, delle associazioni di categoria e dei singoli commercianti, perché poi da lì si deve partire per poter poi fare delle azioni di correttivi, dei correttivi. Per quanto riguarda il decoro e la pulizia, ha progetti di riqualificazione dei quartieri o comunque come vuole lavorare per i quartieri? Assolutamente sì, i quartieri sono fondamentali. Sapete che sta arrivando il finanziamento per la riqualificazione di questo quartiere, di Villa Piana e di Lavagnola. Ebbene, si parte da lì, è un progetto che è nato tempo fa, ebbene si cercherà il più presto possibile di andare avanti con la riqualificazione di tutti i quartieri. Il prossimo giro che farò è Piazzale Moroni e poi diciamo, li vedrò tutti compatibilmente con le presenze delle persone, che insomma, siamo anche in agosto e quindi non tutti sono presenti, però andremo su tutti i quartieri e tutti dovranno avere un'attenzione particolare. Me la immagino e spero con tutto il cuore che sia decisamente più bello, anche se i progetti che mettiamo in campo adesso, fra 6 mesi, fra 1 anno, non potranno essere realizzati immediatamente, ci vogliono i tempi tecnici, più il progetto è importante, è complesso e articolato e più i tempi sono lunghi. Cercheremo di avere degli obiettivi di breve termine, breve, brevissimo, appunto la pulizia e il decoro, insomma, Sul lungo termine e a invece? lungo termine sono appunto queste della riqualificazione, sperando che il lungo termine sia il più breve possibile, un lungo termine il più breve Un possibile. esempio di un obiettivo a lungo termine che vorrebbe raggiungere? E beh, insomma, l'obiettivo a lungo termine è la riqualificazione del fronte ponente e del fronte levante, che sperando che, ripeto, che non sia tanto a lungo termine, e questo è un progetto già esistente e quindi un progetto più percorribile di quelli che devono ancora essere messi in campo. E comunque la città deve essere vista nel suo complesso, sono tantissime le problematiche, non sono più importanti o meno importanti, hanno tutta un'importanza, tutte quante.